Ciao a tutti e benvenuti alla decima puntata di questo podcast, puntata extra. Sembrava tre ore fa che eravamo qua a registrare la era nona. Era tre ore fa perché oggi... Ma sono successe tante cose. Sono già successe tante cose, in particolare due gigionate. Per acclimatarmi, esatto. Ravenna. E puntata extra che uscirà a Ferragosto, quindi auguriamo a tutti un buon Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tu non vedevi l'ora di dirlo. È doveroso dirlo ogni anno. Tu lo twitti sempre. Sempre. E ne parleremo dei tweet, sì. Ok, con il nostro ospite speciale di Ferragosto. Questa è una puntata extra e quindi se la state ascoltando, vedendo, è perché siete abbonati. Complimenti. E molti di voi probabilmente non sapevano di essere abbonati, no. Ringraziamo delle ingenti donazioni che ci avete fatto a vostra insaputa. Infatti abbiamo appena stampato un'altra edizione del Gigante del Campetto. Sì, edito Battella a Vapore, codice sconto GG70, 10% di sconto. Ma andiamo avanti. E niente, primo giorno a Ravenna, stiamo registrando il primo giorno a Ravenna e sono già successe due gigionate. Vabbè, sì, è vero, lo ammetto. Devo dire, una proprio una è classica, la tua classica. Sì, quando, un evergreen. Quando me la son vista arrivare, sapevo che eri te, non ho avuto dubbi che eri te. Racconta la tua. No, prego, io. Sei tu l'autore. Come al solito avevo tante cose a cui pensare, siamo spostati dalla sala pesi al campo. Quando, scendendo dal pullman, fuori dal palazzetto, vediamo un buon uomo, veramente una persona onesta, un uomo probo. Che ci ha seguito. Ha detto, di chi sono questi pantaloncini, maglietta, portafoglio dentro. Certo. Erano i miei, ma mi sono dimenticato, ho ringraziato tanto. Ho dato il 10% di quello che c'era dentro, come si dà, non c'avevo contanti, quindi mi ha dato di lusso. Non mi hai dato assolutamente nulla. No, non c'avevo niente. Non c'avevi niente? No. E non c'era un'altra gigionata? Gigionata, multa, Peppe mi ha dato la macchina per andare nella libreria a Lugo, la libreria Alfabeto, l'ho lasciata nelle strisce blu, gliel'ho detto, lui non l'ha spostata e è arrivata la multa, che quindi pagherò giustamente io. Giustamente, con il 10% di esatto. 10% che hai risparmiato. Però si sono abbonati in tanti, quindi comunque è una giornata in attivo per me. Questa puntata uscirà dopo la tua ultima partita in Italia. È stata bellissima. Esatto, quindi fai una lettera. Non è ancora arrivata la partita, quindi non posso dire come. Fai una lettera a te stesso. Tra tre giorni. Esatto, cosa ti diresti? Allora. Com'è andata? Andrà malissimo. Questa Inception. Andrà malissimo, okay. Stai tranquillo. Però goditi il momento perché ci sarà tanto affetto. L'ultima partita in Italia con Nicolò soprattutto. Ma soprattutto sarà l'ultimo podcast di... No, ne facciamo qualcuno a Roma. Ne facciamo un altro a Roma, Se no potrebbe essere anche l'ultimo podcast in Italia. Beh, l'ultimo in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna sicuramente, sì. No, dai, ho visto già qualche cartellone, sì. Con qualche mio primo piano ci sono più peli che centimetri quadrati di pelle su queste foto. Però dai, sarà bello. Non c'ero mai stato al palazzetto di Ravenna in particolare. Sarà bello perché, come ho detto poc'anzi, in realtà qualche giorno fa, nella puntata. Questa è la puntata Inception. Sì, tanti amici verranno, tanti parenti, tante persone che mi vogliono bene, quindi sarà bello. E quindi niente, dopo questa lettera a te stesso nel passato, per esempio, PS, non ho capito, mi sono perso. PS, ricordati di spostare la macchina quando la metti. Esatto, troppo tardi. E direi che possiamo dare il benvenuto al nostro ospite, ma prima lancia. Vado io? Lancia, mi raccomando, non ti confondere. È stata una giornata lunga, ma mi sento di dire che questo è Afternoon. Cominciamo. Diamo il benvenuto al nostro ospite, io direi Gigi, visto che... Io sono l'ospite. No, tu non sei l'ospite, ma sei tu che devi dare il benvenuto. Grande benvenuto ad Andrea Bargnani. Ciao amici, ciao a tutti. Che bello averti qui. All over the world. No, attenzione, stai parlando malissimo. Vuol dire che non ci hai ascoltato malissimo. Vale. Non sei abbonato. Perseveri. Colpa mia, mettiamo sotto tutti. Grazie per l'invito, sono emozionatissimo. Ti vedo che sei un po' emozionato, un po' teso. Abbiamo approfittato di questo tuo momento molto social per... Esatto. Sono anni che non sono davanti alle telecamere. Volevamo cavalcare questa tua apparizione sulle piattaforme. Come stai? Bene, grazie. Si vede, lo sai. Voi... Non ti ho mai visto in difficoltà, sinceramente parlando. No, siete molto bravi. Ho visto la prima puntata, ho sentito la prima puntata e non me l'aspettavo. No, la prima secondo me non è stata bella, no, perché eravamo un po' moscetti. Poi le aspettative dopo bassissime. Allora, è quello. Ma noi puntiamo tutto su quella, passiamo le aspettative. Sì, siete molto bravi. E questo è forse l'unico complimento che vi farò durante questa breve intervista. Attento, perché siamo caldissimi, abbiamo trattato malissimo i giovani, diciamo, ma non ci faremo prendere dalla importanza del personaggio. Ho visto, uno non l'avete fatto neanche parlare, non mi ricordo il nome.
Va bene, il podcast è nostro, scusa. Sembrava di Fedez la musica. No, mi piace molto che gli dice che assomiglia a Fedez. Ah, lui fa le domande di 5 minuti e mezzo e poi gli deve... Le risposte sono tu sei sì Fedez o no. Io Marzullo. Ok, perfetto. Benissimo. Mago, cosa combini? Da dove vieni? Da dove vieni? Da Riccione, vengo da Riccione. Ringraziamo la Nazionale che ti ha dato un charter per venire da Riccione, Ravenna. Ringraziamo la Federazione. Ringraziamo la Federazione per i potenti mezzi. Sì, ci teneva. E darò anche la partita. In charter sempre da Riccione. Mi ha invitato il presidente, ah, sì? Che è sempre molto gentile, ci vogliamo un sacco bene. Mi ha scritto, tra l'altro, mi ha scritto un'email, mi ha scritto: c'è quest'ultima partita, una grande occasione, l'ultima partita del nostro capitano in nazionale. E non capivo se era ironico oppure forse se era. Gli ho detto, presto, ma sai che l'ha mandato anche a me. Ha scritto: ma parliamo della stessa persona. Perché cioè, Gigi, prima della gara 7, cioè, pensavamo tutti si fosse ritirato almeno 4 anni fa. Cioè, a parte Nick, vabbè, che ti vedeva in pullman, però... ma neanche tanto, ti devo dire la verità. Perché quest'anno ti ho visto veramente poco. Mi ha visto più tu. Sono influencer invece. Comunque mi piace molto la piega che ha preso questa puntata. Che si sta ribaltando la situazione. Volevamo attaccare il mago, invece è lui che attacca te. Mi piace veramente tanto. Pensa però che. Comunque, appunto, la carriera finita, ho fatto vincere un'altra cosa a Nicolò Meli, incredibile. Sì, vabbè, giusto. È bravo, mi piace. No, ho ribaltato ancora una volta. Non se l'aspettava nessuno. Però nella carriera sfavorita, ricordiamo, ma Milano è partita sfavorita, sotto budget, sotto come al solito, però alla fine... Guarda come è diventato bolognese tutto insieme. Alla fine è riuscita. Si è trasferita a Bologna subito. Sì. Bolognese. Tu da dirigente cosa rispondi? Bravi perché non era facile. Noi non caschiamo in queste critiche di bassissima lega, pensiamo a far parlare del campo, che come al solito ha parlato da squadra campione d'Italia. 3 stelle come al solito. Però nella carriera di Gigi, che finalmente sta arrivando a una conclusione, Gigi è stato molto attivo sui social. Sì, tantissimo. Però dal Covid, il Covid no, anche no, prima, no, no, anche no, prima. No. Però tu sai quando io davo il meglio di me sui social. Chi è che mi ha fatto scrivere su Twitter? Chi è, di chi è la colpa? Chi è che ha dato non l'inizio? So. Chi è che ha fatto rotolare la palla? Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo, no, ti ricordo. Correva l'anno... Però mi ricordavo che durante il Covid facevi delle dirette. Questo ti è rimasto. Ore. C'era un cacchio da fare. E per me ha preso bene. Tra l'altro mi sono dimenticato, avevamo Procida prima. Uno di quelli che avevo accettato a caso era Procida da casa. Ma come? Sì, sì, sì. Cioè hai fatto una diretta Instagram con Procida? Con Procida, però mi ricordavo chi era. E abbiamo chiacchierato. E era giovane, infatti... aveva ancora più capelli, cioè proprio le sopracciglia attaccate alla linea. Però tu hai fatto esordire Gigi su Twitter, okay. Sì. E Gigi è andato subito trend topic grazie a te per una famosa discussione con Raul Bova. Non te la ricordi? Come non no, te la ricordo. Questo, lui è diventato anche vicino di casa di Raul Bova, lo sai, vero? Non l'ha presa. Non l'ha presa? No, per adesso non vorrei raccontare, grazie. Raul Bova. Di Raul Bova. Vabbè, sta passando un momento così, Raul non ce l'ha fatta con la lo salutiamo. Che sapeva che Mago abitava vicino e ha detto no, io questa casa no, grazie. No, adesso la racconto io perché la memoria fa difetto al Mago. Allora, lui veniva dall'America e tutto era... Chi? Il Mago. Il e Mago. Quindi ci aveva portato questa piattaforma che noi non conoscevamo, che era Twitter, e io stavo ancora cercando di capire come funzionava. Però non è successo questo su Twitter, è successo che lui sì l'ha twittato e mio malgrado mi ha buttato dentro questo tweet dicendo che io avevo innescato una rissa con Raul Bova perché Acqua Acetosa, non so chi di voi conosce questa bellissima località sportiva a Roma. Località sportiva, come parli, sei autore, ma che cos'è? È un centro sportivo del CONI, esatto. Quindi tante volte noi andavamo lì con la nazionale e dovevamo passare a fare, non so, dovevamo entrare e uscire col pullman della nazionale. Per uscire non potevamo passare un momento perché c'era tale Raul Bova che stava facendo una fiction su Fioravanti, non mi ricordo. No, sportivo, una fiction sportiva. E volevamo che noi aspettassimo questo ciak, diciamo, per passare. E figurati 15 bestie che dovevamo aspettare Raul Bova che girava il suo ciak e quindi gli ho detto dai facci passare, è detta molto peggio. Molto Raul Bova è gentilissimo. Raul Bova c'ha... Attenzione, Raul Bova, parliamo di Gigi ultra ubriaco. Parliamo di 13 anni fa, quindi era un altro cristiano. Però no, io mi ricordo questa cosa che era, ed è quello che ha fatto arrabbiare tutti noi, che Raul Bova ci ha fatto un applauso ironico come per dire bravi, passate, non mi fate lavorare, e lì io mi ricordo questa scena, c'era Pitti che ti teneva la testa e tu ti facevi così sul vetro del fondo. Immaginatevela voi di Spotify, ma non è successo così. Comunque tutti abbiamo detto di tutto al povero Raul Bova che stava facendo semplicemente il suo lavoro e il Mago ha riportato che sono stato io, tant'è che per mesi se non anni, se tu scrivi Gigi Atome su Google, prima cosa che ti usci non basket, non barba, che non c'avevo la barba. Gigi Atone, Raul Bova, prima cosa.
Beh, ce l'ho questa, perché scrivendo poco sui social, ogni cazzata che scrivo la riprendono almeno in 5 giornate. È vero. E come mai hai deciso di riaffiorare sui social? Com'è? No, sono stato costretto dalla mia fidanzata. Prima sei stato costretto a uscire dai social. Tra l'altro... allora, attenzione! No, sono rientrato a tutto... Con il tuo solito charme. Volevo dire a tutto gas, però. A tutto motore. Ho meno followers sia della mia fidanzata che del mio social media manager. Pian piano. C'è un social media manager. È una cosa molto... Sì. Attenzione, 10 secondi in silenzio. Comunque questo podcast, media, questo podcast ti darà una botta di follower, 3 o 4. Allora seguite, come ti chiami su Instagram? Te lo ricordi? Andrea Bargnanerino, credo. Real, perché c'è anche un fake. Fake. Seguite Andrea Bargnani Real, per favore. O no? No. Beh, non è l'obiettivo dei social, l'obiettivo dei social è essere seguito. Però sì, dai, ci sto provando, sto imparando da te, Gigio. No, io un po' l'ho mollato i social, devo dire, no. Ha un po' ridotto, cara grazia, direi. Vabbè, anche perché, secondo me, siamo tutti integratori. Se uno c'ha tanto integratori, vorrei tirare fuori una cosa scomoda. Sempre scomoda. Ti ricordi il commento? Lui una volta cancellò un commento che io feci sotto un suo posto. Tra l'altro, commenti sempre carini, ironici. Non me la ricordo. Comunque, mi piace tantissimo questa puntata. Te lo ricordi che me l'hai cancellato? E tu ti ricordi cosa hai scritto? No, ma niente di volgare. Ma sicuramente sì. Ma va. Allora, quando tu sporchi con la tua volgarità dei post contenenti dei marchi amici, che sicuramente io... Ti ricordo che la foto che hai messo con me in Sardegna l'anno scorso è stato il massimo dei commenti e like vero, che ti potevi sognare. Ma perché? Perché tu sei... Mi hai usato... Come al solito. L'anno scorso in Sardegna ha fatto, Marco, facciamo la foto. Io pensavo, da mettere nell'album amici, no, subito. Nel Mac, e il giorno dopo postata. Che poi avevo scritto Instagram tipo... Esplode, boom. Avevo scritto tipo quelle cavolate che si dicono solo nomi sbagliati, la gente si è sbizzarrita. Ha vinto il contest che eravamo che originale. Eravamo Ciamillo Castori eravamo. Ah sì, sì, ha vinto il contest. Cos'è che gli volevi chiedere, Gigi? Io niente, io volevo andare a cena da 10 minuti. Non è vero, assolutamente sì. No. No, tu li volevi questa cosa, a me no, ne abbiamo parlato tante volte con Andrea. Non so se ne vuole parlare anche adesso, la piattaforma è una grande possibilità per te. No, la cosa è che da fuori sembra quasi il mago non esiste più, perché non c'è social, perché non va a vedere le partite, però io conosco tanti giocatori che hanno smesso di giocare e tu sei uno dei più felici realizzati fuori dalla pallacanestro. Come la vivi? Ti ringrazio. Aspettavi da tanto tempo questa domanda. Questi complimenti da parte di allora, Gigi. Non va a vedere le partite, ragazzi, le partite... Non sono a tuo livello, lo so. Va benissimo, salutiamo. Sì, okay, grazie. Però no, Milano e Bologna sono partite belle. Sei venuto a vederle? Bologna sono andato, sì, alla finale dell'Eurocup. Ogni tanto vado quando mi invitano. Ma non questa finale, no, per la finale no, perché stavo già qua al mare. Sei venuto a marzo qua, giusto? Però quando c'è occasione vengo volentieri. L'altra domanda era... No, che dici che sei realizzato, sei felice, però come dire, ti fai la tua vita. Ma no, perché non sono bravo sui social, non sono molto estroverso. No, la domanda non l'hai capita, te la rispiego. La cosa è che adesso c'è questa cosa che se tu non sei sui social, se non ti fai vedere, non esiste, quindi sei sparito, quindi sei triste, non lo so. Invece tu, sono felice per te e so che lo sei strafelice, stracentrato, strarealizzato, straattivo. E mamma quindi, mia, ragazzi, cosa diciamo a tutti questi odiatori, per non dire haters? Che l'immagine non è tutto. Oh, perfetto, andiamo. No, è come quelli che si allenano d'estate, che se non le metti sui social, non diciamo, vale. Non vale. È la stessa roba al mago, comunque fa le tue robe, le fai tutte. E cosa stai facendo tu fuori dal campo da basket, allora? Raccontacelo. No, ragazzi, io faccio un lavoro serio, con una grossa componente fiduciaria, voi non siete persone serie, non vorrei parlarne qua. Va bene che attaccavi Gigi. Non è la piattaforma giusta. Voi piuttosto ditemi aspettative per il mondiale, cioè, adesso che non c'è più Belinelli, Gallinari, Bargnani a cui dar la colpa, sentite un po' di pressione. Eccola! A parte che c'era anche da Tome in quel... Adesso c'è no, parlavo c'è dei tre forti. Mago, questa puntata mi piace tantissimo. Perché voi avete massacrato quelli giovani che sono venuti. Non di cui non ricordo il nome. Il mago era bellissimo il primo giorno di raduno. Ascoltato una puntata solo. No, il mago era bellissimo al primo giorno di raduno. Faceva questa gag, faceva morire da ridere, che guardava tipo uno che magari giocava solo in Serie A, che lui non aveva idea di chi fosse, che era in NBA, e lo guardava come dire, che
per dire che mi faccia, ma questo qui come si chiama? A proposito di raduno, io mi ricordo una scena del mago che mi, giuro, mi è rimasto impresso, forse era uno dei miei primi raduni. Mago? Sì, a Costa di Folgaria, all'hotel, al golf club, al golf hotel dove siamo stati peraltro quest'anno. Quindi era siamo un golf, sì, era un golf. Che ti arriva questa, questa omelette non cucinata come il tuo fine palato voleva. E mi ricordo una scena, poverino, sto cameriere, poveretto, ho mangiato. Volevo chiedere, hai digerito poi questo omelette? Sei tutto a posto? Sì, adesso l'omelette non mi ricordo. Però mi sono imbattuto in uno di questi giorni, in una delle foto del raduno di Folgaria, dove mangiavo da solo al tavolo del bar. Perché era una di quelle volte che siccome ci mettevo tanto no, a finire, mago incredibile. Mi lasciavate da solo al bar a mangiare, a imparare la lezione. Sì, no, mago era una cosa, ed è vero, me l'ero scordata. Con la faccia triste che mangiavo da solo, tutti andati via. Però se dico Folgaria, cosa ti viene in mente? Un altro bellissimo ricordo. Tu non lo sai. Oddio. Minigolf. Minigolf. Dove siamo andati a giocare a minigolf. Vedi che si inseriva lui, non era uno superstar che... No, minigolf, eri anche abbastanza bravo a minigolf. No, che ricordi? Ricordi a Folgaria? Niente. Ma a me mi sbaglio io, eh. La polmonite dove l'hai presa? Ah, sì! Folgaria a metà agosto hai preso. 10 giorni all'ospedale polmonite. Di Trento. Grande, perché io faccio anche il rating degli ospedali. Cioè, stando in molti ospedali in giro per il mondo. Come hai valutato quello di Trento? Com'è? Molto bello. Sì, sono stato bello. È vero che aveva preso la polmonite perché eri andato, dovevi fare la visita sì, ma era gravissimo, cioè polmonite proprio 10 giorni di ricoverare, non polmonite quelle banane. Si parla di paziente zero del Covid, si parla. Cioè qua è meno uno lui era. È stato malissimo, sì. Ma com'è che l'avevi preso? Perché eri andato giù a fare le visite dell'idoneità? No, una delle appearance, come si dice appearance in italiano? Apparizione. Non fare come la poeta. Sì, esatto. Quelle che bisognava fare. Ero stanco, mi ero allenato più degli altri, come al solito. Come al solito, sì, ci ricordiamo. Sì. Dritti all'apparizione, McDonald's, aria condizionata. Invece c'è qualcosa del McDonald's. Perché non hai denunciato McDonald's? Secondo me potevi a casa qualcosa. Però è stato un brutto momento. E quello grande ricordo. Perché era appena andato a New York, polmonite. E poi a New York ci attacchiamo subito, ci ricordiamo una grande cena. Io non c'ero, però l'ho sentita raccontare molto. È leggenda. Da raccontare assolutamente, oltre è lì dove avete incontrato il giornalista che mi dicevi prima, che gli ha detto i media dopo nello spogliatoio. Ah, un'altra storia del mago. Mi ricordo, prima partita, io ero molto teso prima della partita, perché sai, tante responsabilità. Certo. A New York. Sì, a New York. Tu eri, sì, di a New York. Boston. No, Detroit. Sì. E si avvicina a questo... povero uomo capitato per caso davanti al tavolo e segna punti e dice: salve, io sono del resto del Carlino, tipo, amico, volevo fare un'intervista. I media possono parlare con noi 20 minuti prima della partita in spogliatoio? Ah, quindi sì ci vediamo in spogliatoio. Questo è stato il tema. Ah, io? E adesso un altro a cui sto sul cazzo per il resto della vita. Giornalisti mi adorano. Grande amore da parte dei giornalisti. Tranne questo qui del resto del Carlino. L'unico. No, però invece va raccontata la cena storica con la nazionale a New York. Pensavo fosse abbastanza segreta la scena. No, vengono sempre, come quest'anno sono andati a trovare. No, però il conto di quella scena. Conto, infatti, non me lo ricordo io. Ma secondo me se lo ricordo. Tu te lo ricordi? Beh, era alto. Sì, era sì. Alto. Era un bel ristorante. Era un bel ristorante. Sono venuti a trovarci per. Salutiamo Claudio. Ci sente. Claudio Silvestri. E gli è arrivato il conto, aveva fatto una faccia. Perché sì, a me mi chiamava il press, mi diceva dovevo andare a cena a New York. Il press ha detto portaci in un bel ristorante, mi ricordo, aveva detto. Sì, se scegli tu il posto, io avrò detto qualcosa tipo mi va di scegliere il posto. Lui ha insistito, ho detto vabbè, lo scelgo io. Va bene. Ed era un ottimo ristorante. È un bellissimo, era italiano. Del posto, quello stellato di Bastianich. Sì, non mi ricordo. Però mi ricordo sì, che quando era arrivato il conto Claudio insomma aveva un po' trasecolato. Ma visto che questa puntata uscirà a Ferragosto e sarà dopo l'ultima partita di Gigi ancora, sì. Sì, noi siamo sul focus, questo è il focus di Gigi. Gli sponsor ci pagano per parlarne, per parlare di questa, dobbiamo riempire il palazzetto a tutti i costi, e vorrei che tu mi dessi un ricordo di Gigi vostro in nazionale. Attenzione. Meglio di no. Sì, perché che si possa raccontare, mago.
Sul campo? Ma sul campo, no, una cosa che descrive Gigi. Questo lo potevi dire prima. Non ci pensavo mai, invece non mi viene così interessante. Se no, quella volta che a Dolby ti minacciavano la morte nel riscaldamento. Ah, no, vabbè, questo è interessante. Perché io e Gigi, la prima volta che abbiamo giocato contro, ci conosciamo da una vita, la prima volta che abbiamo giocato contro stavamo tutti e due in Serie B2. Secondo me era 20 anni fa, giusto, perché era 2003. Tu andavi a Treviso. Quindi 2002. Stagione 2002-2003, sì, playoff. Perfetto. 2003 playoff, Stellazzurra Roma, Olbia ha succato come al solito, arrivati in finale, quella era la finale, no, semifinale. Quindi sono 20 anni, cioè la prima volta che abbiamo giocato contro 20 anni fa. E finalmente adesso metti in piedi. Ma scusa, ma gioca sta partita col Porto Rico, così facciamo... sarebbe bellissimo. Potrei fare... Chi è che giocava solo in nazionale? Mottola, no? Ti ricordi? Gli ultimi anni, sì. Che giocava solo in nazionale. Ma no, non lo escludo, faccio la ciclette quest'anno. A casa ci sto pensando, però non troppo. Poi adesso vanno di moda questi che giocano da difendono sul centro, sul difendono play. Soprattutto difendono. Questi qui, esatto. che follia. Questi specialisti, tutti questi stopper. Sto venendo in mente una cosa bella da chiederti: da quanto è che non tocchi una palla? Adesso da Giardini Margherita, no, a Campeto, a Riccione gioca ogni tanto, gioca, cioè, spaghetti con la palla, passeggiata con mio ammazzi figlio, tutti, sì. Agonismo no, totale, faccio due tiretti così. Beh, questo è classico, il tuo tiretto dai 3 metri, tiro più difficile quello che faceva Toronto. Sì, sì, centrocampo da 3. Scarpo o ciabatte? Scarpo. Proprio preciso. No, cioè partitella così, no, aspetto che smettiate anche voi, così poi. Beh, io adesso così poi si organizza. Sì, esatto. Deve mettersi a posto le ginocchia e poi si organizza, dopo. Aspettiamo un po', poi facciamo io, te, Belli, Mancio. Belli ha rinnovato 2 anni adesso. Sì, no, lo so. No, aspettiamo. Non c'è fretta. Arrivano tutti. Quello è sicuro. Una cosa però tua è che non hai mai fatto la partita d'addio, cioè non hai mai detto io smetto. Cioè, io formalmente... Tu sei ancora un giocatore. E non darò certo qua la mia dichiarazione. Come no? No. Dacci questo scoop che hai messo. Qualcuno, qualche testata, insomma. Dei giornalisti amici. Sto organizzando da 6 anni la partita. Deve essere una roba... Un evento della Madonna, 6 anni. Dove la farai? Dici? Adesso appena finiranno i lavori del Palazzo Nuovo con la Bologna. No, però perché non allo mai... stadio, adesso vediamo. Perché non hai mai detto che smettevi? Perché non ti hai mai... Non ho mai detto che iniziavo. Questa è una grandissima risposta. E io onestamente, visto che sarebbe anche ora di andare a mangiare, io su questa grandissima risposta la chiuderei. Non ho più che dire nient'altro al mago. E no, io gli volevo chiedere perché pensavo che l'articolasse un attimo, invece mi ha dato la risposta migliore. No, non lo falliamo, ecco, volevo iniziare dicendo quelle domande che fanno tutte, però no, mi sono dimenticato. Cosa hai provato al draft? Esatto. Cosa hai provato al draft? Ce lo ricordi? Niente. Lo sapeva già da prima, nessuna emozione. Ma no, perché già, a parte io fino a 2 anni prima non sapevo cosa. No, ma non ci interessa comunque, non ti preoccupare. Poi... io direi che la chiudiamo, perché dobbiamo andare a cena. E sì, poi sì, il draft... Sì. dobbiamo andare no, a cena. No, aspetta, un bel aneddoto ciò. Quando il mago... All-Star Game. All-Star Game. No, noi abbiamo fatto una bellissima cena con Kobe. Per Mago era una cosa. No, beh, non è che c'è andato a cena tutti i giorni. No, però devo dire un'altra cosa. Perché, per esempio, uno come Niccolò, che ha fatto 2 anni e poi gli hanno dato un calcio nel sedere all'NBA, cioè lui ha fatto 10 anni veri di NBA. Perché te invece? No, tu sei un esperto dei 2 anni. Tu, Niccolò, dopo 2 anni. Tu sei un esperto dei 2 anni. C'è arrivato Van Gundy, che è un ottimo allenatore. Detto e non sei sopravvissuto a Van Gundy. Non tutti sopravvivono a Van Gundy. E neanche tu, no, mi sembra. Neanch'io, ma non tutti. Non tutti, ma certo. Però abbiamo fatto questa cena improvvisata un po' a Roma e lui aveva preso, mi ricordo, tutto il ristorante per sé perché non voleva rotture di balle. Io? E poi no. Kobe. E Kobe che lo trattava veramente con grandissimo rispetto, mi ricordo. Era una bellissima cosa che... E tra l'altro nella foto di ricordo che abbiamo di quella scena, io, te, Kobe... C'è un tuo amico, no, la storia nella storia è che questo mio amico è passato a Roma quel giorno per caso e lui mi ha detto: ah, sai che c'è Kobe a Roma? È vero, è vero. Fai sentire il mago che magari tramite sponsor così. Il mago aveva una fame alle 9, invece Kobe voleva mangiare a mezzanotte, all'1. Tipo, mi ha detto: andiamo a mangiare subito. Siamo andati a mangiare. Ho detto: non è che si può venire, non lo so perché sai, non è facile andare lì. Ci ha fatto andare e c'è una tavolata lunghissima di tutti questi dello sponsor, cioè, con Kobe a capotavola.
mago si mette la sedia per stare vicino a lui, giustamente. Il mio amico si mette tra il mago e il Covid. Sì, sì, sì. Un grandissimo. Ennio che ci ascolta da Dubai. Un grandissimo. Un grandissimo. E poi quindi ha parlato tutta la sera con Kobe come se fosse compagno di scuola, di tequila, di sigari, eccetera. E alla fine si è voluto fare una foto che gli ho fatto io. Io non ce l'ho la foto. No, quella sera. Me l'hai mandata. Quella è con mandato. Ennio. E mi ricordo anche questa cosa, c'era la voce, perché c'era l'anno del lockout, se non mi sbaglio. Sì. Vero. E c'era la voce che poteva andare alla Virtus, tra l'altro. Alla Virtus è indico lui. e lui diceva a Kobe, Mago, dobbiamo fare qualcosa. Ah, la Virtus Roma, sì, no, sì. Bologna. No, la Virtus Roma, che Bologna, Virtus Roma. Mi chiamò il presidente. No, ma Kobe, Kobe... C'era Kobe il rumor che poteva andare a Virtus Bologna. Ah, questo ok, rumor, ok, sì. Sempre sui soldi la butta, sì, proprio bene. E Kobe aveva detto, dobbiamo fare qualcosa per il basket italiano, vedo che c'è grande passione. E tu gli hai detto, beh, Kobe, va a giocare a Bologna. E lui ha fatto, nah. Stoncati, sì, rumor, c'erano tutti i rumor. Non mi ricordo, okay, no, mi ricordo il suono. Nah. Mi ricordo, nah. Era un fa diesis, come fa, nah, così. Tu pochi aneddoti tiri fuori? Quindi. Io pochi, io Mago, io l'ho vissuta, il tuo periodo di nazionale l'ho vissuto in disparte, molto... Potremmo ricordare un bel Cipro 2011. Tu, questa non te la perdonerò mai, però questa non la tiriamo fuori. Adesso chiediamolo. Allora, sentite questa. Io mi ricordo che, vabbè, siamo persone alte, quindi l'uscita d'emergenza nei voli spetta alle persone più alte, a maggior ragione se sono un po' i veterani. Sì, non me lo ricordo. Beh, te ricordi? No, zero, però l'ascolto. Ma perché devi tirarla fuori? Allora, io mi ricordo... Tu non ci fai una bella figura in tutto questo. Aspetta, certo, io non vado al punto dove non facciamo... Vabbè, racconta. Okay. Tu arrivi, ti fermi. Mago si trova, Niccolò Melli, giovanissimo, 20 anni. Non ero io. Non zitto, non fammi parlare. Non era con me. Eri non, tu al posto della... No, e vedi che non la sai. Renzi? Sì. Ma anche c'era tu. Sì, ma io ero un'altra cosa. Tu? Io non ce l'avevo. No, non ce l'avevi, fida, sì, sì, tu ce l'avevi. Che tu ti eri messo seduto in business, che non avevi il biglietto in business. Hai cacciato un vecchio che non poteva camminare. Sì, ma non è vero. Sì, no, no, questo è uno scherzo, questo è uno scherzo. Però mi ricordo che Niccolò... Ma non è vero. Dai, era bella storia. Ma non c'ero io, ma era bella storia. Sono curioso anch'io, ve la raccontare. Trovi i due giovani, Renzi e Niccolò, nell'uscita emergenza e dici... Alzatevi che dobbiamo stare noi, tipo, no? Ma lui, non, gentile, ma lui non ce l'aveva secondo con me. Secondo me è un po' meno gentile di questo. Ma lui non ce l'aveva con me. Lui ce l'aveva con Renzi. E l'altra cosa, non c'entra niente. Tu non eri su... ma io non c'entravo col Mago. Mago però tu non ti eri voluto alzare. Io non mi ero alzato. Perché non ti eri alzato? Per il vostro modo di fare. Oh, vedi che eri stato meno gentile. Sì, sì. Vabbè, e comunque, secondo te era andando a Cipro o tornando? Capirai, ovviamente. E vedi, allora poi abbiamo fatto bene a fare quella cosa. No, non avete fatto assolutamente bene, ma io qua, sai perché? Ti faccio questo grande regalo alla per carriera. Chiudere in bellezza, sì, alla carriera. Non racconterò andiamo mai questo aneddoto qua, dove fai una pessima figura. Io non c'ero. Nonostante io questa non cosa, io e te siamo diventati amici. Pensa alla mia superiorità d'animo. Io non c'ero. Comunque, io chiuderei veramente qua. Basta aneddoti. Basta aneddoti. Meglio basta aneddoti. Perché sennò l'immagine di Gigi da Tome, che si è coltivato in 20 anni di carriera, crolla. Perché mia nonna mi raccontava sempre, ci vuole una vita a costruire questa reputazione. E un secondo a distruggere. E quel secondo lì è stato veramente grave. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Non facciamo arrivare questo secondo. Buon Ferragosto a tutti. Buon Ferragosto. Ringraziamo l'ospite di questa puntata extra. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buon Ferragosto. E mi raccomando, seguite, cliccate più, campanella. E ci vediamo prossima puntata con Paiola. Ciao. Ciao.